Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited, puntata abbastanza tranquilla dopo la puntatona della settimana scorsa, una puntata molto tranquilla ma comunque non mancano le notizie dal mondo delle Limited e come ogni settimana cominciamo dal Limited Run, andiamo a vedere che cosa ci porta questa settimana e cominciamo dai giochi disponibili questo pomeriggio a partire dalle 16. Sarà disponibile un gioco che abbiamo già visto da un bel po' di tempo, ovvero si potrà ordinare finalmente Jurassic Park Classic Games Collection, questa compilation disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X, che contiene all'interno i classici giochi di Jurassic Park uscite sulle vecchie console. Ci sono due capitoli che arrivano dal Game Boy, due capitoli che arrivano dal Super Nintendo, da Nintendo NES, tutti all'interno di questa bella compilation, e il gioco versione fisica normale, ma saranno disponibili anche una bellissima classic edition in stile VHS, con la scatola tipo una scatola di VHS, all'interno c'è il gioco più la steelbook, e poi c'è la mega collettorazza come sempre che si chiama Prehistoric Edition, all'interno contiene di tutto, ad esempio ci sono le mini cartuccine dei giochi in versione miniaturizzata all'interno di un bellissimo quadro, poi c'è un altro bel quadro con un dinosauro che tra l'altro è sulla davanti della scatola del gioco, tutto quello che contiene anche la Classic Edition più tantissime altre cose, insomma Mega Collector, tutte sono disponibili a partire da questo pomeriggio dalle 16, vi lascio il link per poterle ordinare. Poi Limited Run ci porterà un gioco anche martedì prossimo, 5 settembre, non è prodotto direttamente da loro ma è distribuito da loro, il gioco si chiama Vagante, è un gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4 ed è un classico platform con uno stile grafico diciamo tipo 8-bit, un po' più moderno, con la grafica tutta pixellosa, ma non sono pixel squadrati, sono un po' arrotondati, insomma un gioco particolare ragazzi, disponibile per Nintendo Switch e PlayStation 4 in versione fisica, sarà ordinabile a partire da martedì 5 settembre, vi lascio già il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a Red Art Games che ci porta un nuovo gioco per PlayStation 5, si chiama Galactic Wars EX ed è un classicissimo shooter a scorrimento orizzontale con una grafica altrettanto classica in stile 8-bit tipo Galaga e quei giochi degli anni 80. Molto carino questo gioco ragazzi, anche le musiche sono in stile anni 80. Il gioco è disponibile nella Exclusive Edition per PlayStation 5 con all'interno tanti contenuti. Si può ordinare dal sito di Red Art Games e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a Signature Edition che non sentiamo da un bel po' di tempo, che ci porta un nuovo gioco per la next gen. Il gioco si chiama The Invincible ed è un gioco per PlayStation 5, Xbox Series X e PC. E si tratta di una avventura in prima persona quasi horror ambientata nello spazio, bellissima grafica, bellissima le ambientazioni, strizza un po' l'occhio a Odissea nello spazio, anche ci sono i robot, insomma per chi ha visto il film sicuramente glielo ricorderà tantissimo. Il gioco è disponibile sia in versione normale per PlayStation 5, Xbox Series X e PC e sarà disponibile naturalmente anche la Signature Edition, bella collector con tanti contenuti. Tutte e due disponibili dal sito di Signature Edition, la versione normale si può acquistare anche nei negozi normali e però comunque vi lascio il link per poterla ordinare qui da Signature Edition. Poi passiamo a Nis America che ha aperto da qualche giorno i preordini per un nuovo gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Monochrome Mobius Rights and Wrong Forgotten, bellissimo JRPG con grafica poligonale, combattimenti a turno, esplorazione in questo mondo veramente fatto molto bene. Bel gioco ragazzi, attenzione che sta già andando a rubo. Il gioco è disponibile sia nella Deluxe Edition, una versione normale con alcuni contenuti in più che comunque si può trovare in tutti i negozi, e sia nella Limited Edition, bella piena di contenuti. Si possono acquistare sia dal sito di Nis America UK, le Limited si possono acquistare anche sul sito di Nis America Europe, scegliete un po' voi, io vi lascio il link di Nis America, quello inglese, poi basta cliccare in alto a destra e vi porta anche in quello europeo. Bellissimo gioco ragazzi, non perdetelo perché sta andando a ruba. Poi passiamo a Funstock che ci ricorda che da oggi si aprono le spedizioni per chi l'ha preordinato, se no si può ordinare Metal Tales Overkill nella versione PlayStation 4, questo
shooter con visuale dall'alto in arene con il vostro protagonista che suona la chitarra e spara le note musicali contro gli avversari. Gioco molto carino, disponibile in versione fisica da Funstock, vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a Mastiff, perché ho scoperto che si può ancora ordinare il bellissimo Fight Crab per Nintendo Switch, questo di picchiaduro con crostacei che se la danno di santa ragione utilizzando anche varie armi. Bellissimo gioco, ragazzi. Era disponibile una versione europea che è andata a ruba, è disponibile la versione asiatica da Play Asia, ma è disponibile anche la versione americana che si può ordinare dal sito di Amazon Canada. Vi lascio il link per ordinare il gioco di Mastiff qui da Amazon Canada per chi non ha preso le altre versioni, perché è veramente un bellissimo gioco. Poi passiamo ad Analog, perché proprio oggi apre i preordini per una nuova versione di Analog Pocket, questa console portatile che permette di giocare ai giochi del Game Boy. Non vengono emulati, ma viene fatto proprio in hardware. Bellissima questa console, veramente perfetta. E tra l'altro ci sono degli adattatori che permettono anche di giocare giochi per Game Gear, per Atari Lynx e per le altre console portatili, Neo Geo Pocket, PC Engine GT, insomma vari componenti da montare per poter giocare a tutti questi bellissimi giochi. E erano finiti i preordini per le versioni normali, ma oggi esce una versione limited edition che si chiama Analog Pocket Glow in the Dark, che praticamente è una versione con la plastica in stile fluorescente. Se voi spegnete la luce praticamente si illumina. Molto carina questa cosa, però non mi piace tanto, che perché è di colore verde fosforescente quando è in versione normale non luminosa, insomma non proprio bellissimo, però sicuramente molto particolare. Costa 249, le versioni normali costavano 219, quindi andrà sicuramente a rubarlo dal sito di... Stiamo parlando di Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder, dove hanno mostrato il gioco, ci hanno fatto vedere tutte le varie possibilità che ci sono nel gioco. Abbiamo anche ascoltato la nuova voce di Mario, che non è proprio malissimo, anche se io preferivo quella vecchia. Dice delle frasi un po' più lunghe. Hanno fatto vedere tantissime cose, andate a vedervi il Nintendo Direct se siete curiosi. Ma quello che interessa a noi è che hanno annunciato una nuova console, una nuova Nintendo, cioè non nuova, un nuovo modello, diciamo una versione da collezione del Nintendo Switch OLED, dedicata proprio a Mario Wonder. Praticamente è la stessa, però ha i controller di colore rosso e c'ha la dock station di colore rosso con un piccolo Mario disegnato in un angolino dietro. E inoltre, aprendo lo sportellino dove si mettono i fili, si vedono le monetine all'interno, questa cosa molto carina. Comunque la console sarà disponibile dal 6 di ottobre, non si conoscono ancora i prezzi, mentre il gioco sarà disponibile dal 20 di ottobre. E con questo è tutto, con questa veloce puntata del TG Games Limited. Ci vediamo praticamente lunedì o martedì con la puntata degli ultimi arrivi, ragazzi, puntata veramente ricca, si è arricchita ancora di più perché in questi giorni, qualche giorno fa mi sono arrivati i 4 giochi anche da Street Limited che avevo ordinato in settimana, quindi ragazzi sarà una puntata veramente spettacolare, non perdetela. Per ora è tutto e alla prossima, ciao ciao! Con tutti i... Poi passiamo a Nis America, che apre preordini per un nuovo gioco. Il gioco è disponibile da Nis America sia nella Deluxe Edition. Scomparso tutto qua. Che cazzo ho fatto?